Iscriviti al canale e non dimenticarti di cliccare sulla campanella per ricevere le nostre notifiche ogni volta che esce un nuovo video. Una mattina che Natuzza si è recata a Catanzaro, ho avuto la fortuna di colloquiare a solo con lei. Mio nipote mi aveva pregato, perché sapeva di questo incontro a due che io dovevo avere con Natuzza, e mi aveva pregato di favorirle un suo fazzoletto, perché Natuzza aveva promesso: senz'altro poi, quando avrò la fuoriuscita di sangue, ti darò. E in effetti a me è venuto in mente, ho detto: Natuzza, guarda, ti do questo fazzoletto. Lei in quel momento l'ha subito posto sul polso destro, che grondava sangue, grondava, non la piaga. Ed l'ha tenuto lì circa un 10 minuti, abbiamo parlato di tantissime altre cose. Prima che lei andasse via, mi ha restituito questo fazzoletto. Seduta stante, io l'ho aperto, l'ho messo lì, e in questo fazzoletto c'era una massa informe di sangue, notevole, una massa informe. Sono rimasta lì quasi, quasi stupefatta, nonostante io conoscessi tali fenomeni, ma era la prima volta che mi capitava constatare una cosa del genere. E piano piano, piano piano, questo sangue si muoveva, si spostava, delineando delle figure e delle scritte. Sulla destra del fazzoletto si delinea un'immagine, prima piuttosto vaga, poi ben delineata, con lo scritto San Valeriano Martire. Natuzza stessa mi pone la domanda: signora, ma chi è San Valeriano Martire? Perché io non conosco questo santo. La cosa finì lì, eccetera. Poi, quando ho dato a mio nipote questo fazzoletto, lui mi ha confermato che San Valeriano Martire era il suo protettore. A che ora c'erano già delle persone più fuori? Le persone ci stavano dalle 7:15, però delle signore che venivano da Roma stavano già dalle 2:30 in macchina all'ospedale. E quante persone c'erano? Dentro almeno 100 persone, poi altre 60-70 persone che si sono. Perché venite? Con almeno se una è ammalata, c'è gente che devono ricevere qualche grazia. E la cosa che cosa vi dice? Chi ci prega per questo che sono ammalato? Poche ore? Crede, chi non ha fede, ma devo pensare quando vedere le proprie mani. Perché in te ci sono, qualcosa c'è. Mi avevano riportato dall'ospedale un ragazzo che gli avevano dato una dose che dalle analisi era risultato droga e veleno. Mentre stavamo lì ha avuto un arresto cardiaco e di nuovo una crisi forte. La mamma disperata, e allora io dico: senti, l'unica cosa è andare da Natuzza. Io in genere sono una cerebrale, ecco, tendo sempre a spiegarmi le cose, e anche nel lungo tempo che ho seguito Natuzza ho cercato sempre di darmi delle spiegazioni razionali, però a un certo punto mi sono dovuta fermare, ecco, mi sono arresa. Io ho conosciuto Natuzza a distanza di 2 anni dall'intervento e tutto si è risolto. Natuzza Evolo è una donna calabrese di famiglia contadina. E apparentemente è una donna come tante altre, però la grande affluenza di persone che da decenni vanno a lei e cercano conforto, rassicurazione, rasserenazione, e i fenomeni di cui lei è al centro ne fanno una figura eccezionale. Tu la conosci da molti anni. Io la conosco da moltissimi anni. E ho avuto modo di constatare questo insieme di doti umani e di caratteristiche certo non usuali, questa enorme dolcezza, questa enorme disponibilità all'ascolto degli altri e contemporaneamente
una serie di fenomeni che la costituiscono come centro di aggregazione, punto di riferimento per migliaia di persone. È un personaggio eccezionale, sia nel senso che ognuno, ogni essere umano, da un certo punto di vista è eccezionale, sia nel senso che poi lei aggrega e è al centro di fenomeni che non sono certo usuali, ma contemporaneamente, oltre ad essere eccezionale, lei è anche estremamente organica a questa società, alla società meridionale e alla cultura tradizionale che la società meridionale ha espresso. Pensiamo ai nuclei portanti di questo fenomeno Natuzza, nel senso che si costituisce anche come fenomeno lei stessa, al di là dell'intenzione. Lei parla con i morti e assicura a tutti i fedeli, a tutte le persone che vanno da lei, il contatto con i morti. Suda sangue, scrive col proprio sangue scritte, disegni, e contemporaneamente assume su di sé la sofferenza. Ma il tema del rapporto con i morti, l'esigenza del rapporto con i propri morti, la dimensione familiare che si protrae nel tempo, si estende al di là della vita, l'esigenza di ritrovare parole, possibilità di discorso, di contatto nonostante la morte, questo è uno dei temi centrali della cultura tradizionale del sud d'Italia. Natuzza, da molti anni da voi vengono migliaia e migliaia di persone e a tutti voi dite qualcosa, date qualcosa. Per che cosa vengono? Quali bisogni vi dicono? Quali richieste vi fanno? Cosa vi chiedono? Richieste per malattie, se il medico ha indovinato la cura, queste cose qua. Poi domandano per i morti, se sono un paradiso, se sono un purgatorio, se hanno bisogno. Ecco, questo per consigli. E voi come fate a rispondere a loro per i morti, ad esempio, quando vi domandano dei morti, per come i morti, fanno? Per i morti le riconosco se l'ho visto, per esempio, 2 o 3 mesi prima. Se l'ho visto 1 anno prima non lo ricordo, ma se l'ho visto da poco tempo lo ricordo, attraverso la fotografia lo riconosco. Quindi vi mostrano la fotografia e voi potete dire anche dove si trova. Se sono un paradiso, un purgatorio, se hanno bisogno, se mandano a dire qualche messaggio ai parenti. Ecco, sia messaggi ai parenti e voi potete anche dire ai morti messaggi di familiari. Sì, pure di vivi. Ma una persona quando muore, poi subito dopo voi potete vederla? No, o no? Dopo 40 giorni. E dove si trovano in questi 40 giorni? No, no, non dicono dove, non hanno mai parlato di questo. E loro possono essere al purgatorio, al paradiso o all'inferno? O all'inferno, sì. O in qualche altro posto? E loro dicono che il purgatorio lo fanno sulla terra, dove hanno vissuto, dove hanno commesso i peccati. Voi certe volte parlate del prato verde, che cos'è il prato verde? Loro lo dicono che è l'anticamera del paradiso. E voi come fate a distinguere quando vedete le persone se sono vivi o se sono morti? Perché voi vedete contemporaneamente? No, non sempre distingo, infatti tante volte do la sedia anche a un morto, perché non distingo se è vivo o è morto, distingo solo le anime del paradiso, che sono sollevate dalla terra. L'altro invece no, il piglio per vivi, infatti quante volte ci do la sedia. Molte e loro mi dicono, non ho bisogno che sia un'anima dell'altro mondo. E allora mi parla di un parente che è presente, perché tante volte capita che viene per esempio un fratello, diciamo, un fratello morto o il padre, e mi dice tante cose per dire, per suggerire al figlio, no? Queste voci dei morti li ascoltate solo voi, li sentite, gli altri nella stanza non li sentono? No, solo io ripeto quello che sento. Voi dite di vedere anche l'angelo vicino alla persona? Sì, vicino alla persona, non tutte le persone, ma quasi a tutte. E le persone vive soltanto solo all'angelo? Solo le persone vive, non le persone morte. Ecco, e questo tante angelo... tante volte suggeriscono tante cose per i vivi. Per i vivi. Sì. E l'angelo dove sta rispetto alla persona? Rispetto alla persona, a noi sta alla destra.
il sacerdote sta alla sinistra. Quindi voi capite se una persona... Infatti tante volte capita che venga un sacerdote in borghese, io capisco che è un sacerdote vedendo l'angelo alla sinistra. Infatti quante volte vado a baciare la mano, dice perché, come avete capito? E dico vedo l'angelo alla vostra sinistra. Chi va da Natuzza va spinto da motivazioni diverse, a volte può essere soltanto la curiosità, altre volte problemi concreti, seri, meno seri, è difficile stabilirlo. E quello che è certo è che lei accoglie tutti con lo stesso calore, con lo stesso affetto, con la stessa disponibilità, con la stessa serenità, con la stessa pazienza, e tutti ricevono da lei qualche cosa. Diciamo quello che si riceve quasi sempre è un senso di pace. Una delle mie figlie si è sentita male, diceva di avere male al seno e si doveva visitare. Aveva preso appuntamento con un professore che viene da Roma a Nagima. Dico, Maria Teresa, non ti preoccupare, adesso vado da Natuzza perché io vado spessissimo a trovarla. E appunto per ricevere quella serenità, quella pace che lei riesce ad imponderci. E sono andata, dico, Natuzza, sono preoccupata perché Maria Teresa sente questo dolore al seno. E dice, signora, non vi preoccupate, lo dico in dialetto, come dice certo, lei. Certo, come dice lei. Dice, oh signora, non vi preoccupate, io ti vinto. Dice, perché? Dice, sapete che ha vostra figlia? Dice, una mastopatia. Dice, io torno a casa, all'ora di pranzo, dico, Maria Teresa, non ti preoccupare, perché Natuzza mi ha detto che si tratta di una semplice mastopatia. E dice, oh mamma, siccome lei è farmacista, il padre pure, e dice, incominciano a parlare, a dire come può avvenire la mastopatia, perché no. Io sono rimasta zitta perché ero sicura, perché io sono convinta che quando Natuzza dice una cosa è questa. E lei va all'appuntamento, si visita, io ero in farmacia, telefono, dice mamma chi ti tiene più? Dico perché Maria Teresa? Dice sai che cosa mi ha detto? Una mastopatia. Mastopatia, ma lei sempre fa questi diagnosi, non era la prima volta che lo faceva. Ma da nessuna cultura. Da nessuna cultura, nemmeno, è ignorante. La cultura scientifica che può essere un aspetto della cultura, diciamo che Natuzza è analfabeta. È analfabeta perché una volta mi sono trovata nel leggere, nel scrivere, quindi questo è da tenere presente. Mi sono trovata io a dover firmare una raccomandata per lei. Io ho un bambino di 7 anni. E un tempo fa ho fatto fare delle analisi al bambino perché ogni tanto mi soffre di tonsillite per controllare che non ci sia del reumatismo. E prima di ritirare queste analisi, un giorno sono andata da Natuzza e le ho detto che cosa pensate, io ho fatto le analisi al bambino però ancora non le ho ritirate. Non stai tranquilla, mi disse lei, che va tutto bene, il bambino non ha niente. Sono andata dal medico, il quale fece una smorfia e mi ha detto queste testuali parole: signora, speriamo che abbiano sbagliato le analisi. L'indomani mattina riportiamo il bambino a vivo, andiamo in un ambulatorio privato. Quando il dottore mi chiede, dice: signora, come mai a un bambino di questa età lei fa questi esami? Io espongo la situazione. Mi ha detto, dice, non mi pronuncio se prima non ho i risultati, venga all'una che le saprò dire. Allora mi reco a casa di una mia cugina, che è molto intima pure di Natuzza, la quale mi invita ad andare a fare avanti con lei da Natuzza. Io avevo il bambino con me. Andammo, lei ci accorse come sempre, contenta, felice, e io le dissi: Natuzza, questo è il bambino. Sì, mi ha detto lei, hai ripetuto le analisi? Sì, stai tranquilla, va tutto bene, va tutto bene. Come infatti all'una vado a prendere le analisi e il dottore mi ha detto: signora, le analisi erano sbagliate,
Ci sono però altre situazioni in cui l'intervento di Natuzza è diretto e su una malattia, su una condizione di malattia. Ecco, ci potete raccontare qualcuno di questi episodi? Sì, mi sono ricoverata lì a Roma dietro una colica renale. Mio marito medico mi ha portato dal professore Valdoni, mi ha fatto visitare e lì si è riscontrata una massa. Sono stata lì 2 mesi, poi decidono di aprirmi per vedere cosa c'era, dov'era questo male, perché si pensava già a un tumore. L'hanno trovato al rene. Non sapevamo che mentre io ero lì, un'amica mia, una dirimpettaia, era andata da Natuzza a Paravati per chiedere che cosa avessi qui, perché stavo così male, mio marito era, l'avevano visto preoccupato, amicastro. E Natuzza ha risposto, dice la signora Desto, non c'è niente da fare. Quando Natuzza dice così, vuol dire che è un caso disperato. Natuzza chiede alla Madonna sofferenze. Ed è stata malissimo, perché è stata 3 giorni che l'hanno vegliata, per 3 giorni e per 3 notti l'hanno vegliata. Io lì non sapevo, ripeto, nulla. Dopo 2 giorni dall'intervento, era la mattina verso le 7, così 7, ancora albeggiava perché era d'inverno, e vedo Natuzza nella stanza. C'era un letto di spazio che era uscita una signora dalla stanza e in quel letto lì seduta vedo Natuzza, proprio viva. Io ero sveglia, seduta, già perché stavo benino, proprio una ripresa da chi ha ottenuto una grazia così. Ti ha detto qualche cosa? Nulla, non ha detto nulla, perché ha detto poi, un secondo tempo, che non si è avvicinata, dice, perché voi non mi avevate pensato per niente. Dice, ma allora tu l'hai riconosciuta? Sì, il tempo di dire Natuzza e poi lei è scomparsa. Sei rimasta impressionata da questa scomparsa? Niente, anche se non pensavo. Però poi ho capito, adesso dico, ma come, è Natuzza, è venuta qui a trovarmi. Dico, allora veramente c'è qualcosa in lei che... Tu hai capito che non era lì presente, certo, carne e ossa? Sì, certo, perché io ero sveglia, non era un sogno e non era... Ho capito benissimo, è vero che come è entrata la mamma nella stanza, ho detto, mamma, dammi un foglio di carta e una penna perché voglio segnare il giorno che l'ho vista e l'ora. Allora mamma è andata a trovare Natuzza, no? Come è andata lì, ha detto, dice, me l'ha detto vostra figlia che sono venuta lì a Roma a visitarla, a trovarla. Mamma ha detto, dice, sì. E allora Natuzza ha raccontato tutto, com'era la stanza, com'era il letto, tutto com'era. Ha detto tutto. Tu eri particolarmente religiosa quando sei stata operata? No, no, per niente, anche in quel periodo ero lontana da Dio. Preso da tutte le cose del mondo, allora mi piaceva divertirmi, stordirmi, mi piaceva viaggiare, tutto lusso, cose, allora ero proprio... Quindi non è stata una grande fede che ti ha aiutato? Allora no. Che cosa pensi che sia stato che ti ha aiutato? Proprio le preghiere di Natuzza, ecco, questo suo offrirsi al Signore in cambio di questa guarigione, di questa grazia. Io ho perso mio marito da diversi anni ed ero in un particolare stato di abbandono, morale e materiale, diciamo, ecco, avevo perso le mie sicurezze che erano fondate naturalmente su cose materiali. E qualcuno mi accompagnò da Natuzza per 1 o 2 volte, dapprima incredula, poi man mano che il tempo passava sempre più attenta a quello che mi accadeva. E al di là di tanti fenomeni miracolistici, diciamo, di bilocazione, di profumi, di accensioni improvvise di fuoco nel caminetto, di finestre che si aprivano, cose importanti anche queste, ma al di là di questo la cosa più importante per me è stata la conversione del cuore. Con l'aiuto di Natuzza io ho ricostruito la mia vita su basi molto più solide, anche se soltanto spirituali. Ho ricostruito la mia famiglia, anche se mutilata, ma una famiglia molto unita, e una famiglia particolare con 2 figlie deliziose e meravigliose. E a parte questo, ecco, il contatto con l'aldilà, al quale credevo e non credevo. Io addirittura ricevo dei messaggi di mio marito e conosco delle cose che nessuno mi dice mai, che riguardano persone e fatti della mia famiglia. Noi andiamo alla Natuzza, poniamo il problema, mio marito tramite Natuzza ci manda dei messaggi. Sia io che le mie figlie chiediamo sempre come ci dobbiamo comportare e riceviamo puntualmente e regolarmente i consigli e suggerimenti.
A me è capitato di sentire più volte il profumo caratteristico che si percepisce quando appunto Natuzza è presente, ed è un profumo che non so definire, dolce, somiglia un po' forse a quello dei fiori d'arancio, ma non è un profumo, ecco, che si possa chiaramente identificare. E mi è capitato appunto di avvertirlo in situazioni diverse, sia stando qui a casa, sia fuori casa, sia a volte in presenza di altre persone, e anche gli altri lo hanno avvertito. E di solito noi andiamo a pulire la cappella il venerdì, quando Natuzza non riceve le persone. Quel venerdì, come al solito, ci ha aperto la porta, ci ha fatti entrare salutandoci, poi ci ha chiesto scusa dicendoci che doveva andare su a pulire e mettere a posto la casa dal momento che gli altri giorni non lo può fare. Noi, come al solito, ci siamo messi a pulire, spostavamo le sedie, spostavamo le piante, tutto un tratto vediamo Natuzza. Noi felicissimi abbiamo lasciato tutte le nostre faccende e siamo andati ad abbracciarla, l'abbiamo baciata, abbracciata. Intanto però sentivamo del rumore proveniente dalla sua casa, e il marito, Mastro Pasquale, che parlava con qualcuno. Abbiamo pensato fosse il figlio. Beh, dopo 5-10 minuti circa, il marito di Natuzza scende nella stanza dove noi ci trovavamo, e per prendere un motorino che lui tiene proprio giù dove Natuzza riceve. Vedete Natuzza? Ha avuto proprio un'espressione di meraviglia, dice: come, tu qua? Allora noi abbiamo capito l'imbarazzo del marito di Natuzza, e Natuzza che stava tutta tesa. Dico: perché, cosa è successo? Era in cucina con me, mi ha detto quello che dovevo comprare. E noi invece avevamo Natuzza lì, l'abbiamo toccata, ecco. Mio marito si è rotturata la vena arteria femorale, è stato operato, dopo è stato molto male perché aveva continue emorragie. E i medici, andavamo continuamente a Milano per vedere questa situazione, che queste emorragie non si fermavano mai, in quanto perdeva molto sangue dall'inguine, dalla ferita dove era stato operato. I medici dicevano che dipendeva dai punti che non riuscivano a guarire, che non chiudevano. Invece Natuzza, quando io andavo a trovare Natuzza disperata per le emorragie tremende che aveva, continue, lei mi diceva: guarda, non ti preoccupare, è la vena arteria che non è allacciata bene e allora perde questo sangue. Una sera mio marito ha avuto un'emorragia forte, fortissima, e allora la mattina sono scappata da Natuzza, ho detto: Natuzza, così mio marito sta proprio male, ha avuto un'emorragia tremenda, non lo so cosa devo fare. Mi ha detto: telefona immediatamente a Milano e diglielo al professore, di la situazione di tuo marito al professore, e vedrai cosa ti dice. Se ti dice di partire, parti immediatamente perché la situazione è molto grave. La mattina telefono e il professore mi ha detto: dice, partite subito, vediamo un po' quello che si può fare, quello da dove dipende questa emorragia. Quando l'hanno ricoverato, la sera, la notte, mio marito si è alzato per andare in bagno, nell'alzarsi ha perso un mare di sangue. Gli infermieri si sono spaventati, hanno chiamato il medico di turno e hanno scritto sulla cartella che c'è stata questa emorragia. Io ho parlato col professore la sera stessa, ho detto: il professore, io mi scuso se mi permetto di darle un suggerimento. Dirle, ma è forse l'allacciatura della vena che non va bene, oppure questa emorragia dipende da qualche altra cosa? E il professore si è messo a ridere e mi ha detto: signora, noi ne facciamo a migliaia, lei vede quanta gente viene operata nello stesso modo di suo marito, e questo è umanamente impossibile. La mattina il professore ha deciso di fare un'analisi di contrasto. Si è avvicinato a me il professore e mi ha detto: signora, dice, detta dalla sua bocca sembra una barzelletta, ma vista le analisi suo marito perde il sangue dalla lacciatura della vena. Salve Orsina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te ricorriamo, sedenti di te, per avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo figlio Gesù, questo del tuo seno. Thank you.
Maria Rosaria, questa tua casa a Porto Salvo è unita a una chiesa. Una casa da cui si possa passare per entrare in una chiesa è un fatto piuttosto singolare. È da due secoli che questa chiesa appartiene alla mia famiglia, dove c'è il culto alla Madonna di Porto Salvo. È una Madonna miracolosa che raccoglie molta gente, specialmente il martedì dopo la Pentecoste. E fate una processione? Sì, sì, con una festa grandissima, con tanta gente che viene da lontano. Quindi la chiesa è aperta alla gente? Da sempre. Infatti fanno matrimoni, battesimi, tutto. Che tu però hai questo privilegio di poter entrare qui attraverso le tue stanze. Sì, sì, e la custodisco pure. Tu abiti qui con tua madre e tua figlia? Sì, mamma, mia figlia e la donna che mi ha cresciuto. Ed è che proprio per mia figlia incontrai Natuzza tanti e tanti anni fa, 12 anni fa. Andai da lei per chiedere notizie dei miei morti portando delle fotografie. Poi chiesi ancora di me, della mia famiglia, di mio marito, non avevamo figli da 20 anni. E lei mi disse, dice, ma guarda, tuo marito è molto malato. Come molto malato? Sta bene mio marito, non c'è niente. No, dice, molto malato. Ma malato come? Spiritualmente? Dice, no, è malato proprio di malattia, farlo vedere dai medici, anzi portalo su. Io incredulo, dico, come mi dici questo? Dice, ti devi rassegnare, non starà con te. Come non starà con me? Sì, andrà via e ti devi rassegnare. Allora chiesi ancora, dico, Natuzza, senti, ho fatto delle cure, pensi che io avrò un bambino? Perché sempre questa disperata ricerca di questo figlio. Dice, guarda, è molto difficile, comunque prega tanto perché nulla è impossibile a Dio. Prega anche all'angioletto custode ed io pregherò per te. E questa è Maria Concetta? Questa è Maria Concetta, nata dopo 20 anni. Poiché sei ancora a Natuzza, verrai a trovarmi qualche volta, so che ti sposti. E lei mi disse, dice, guarda, non lo so, ma verrò a trovarmi. Una notte ebbi la sensazione di averla vicina. Io non l'ho vista, ho sentito il suo profumo ed ebbi proprio questa sensazione di sentirmela accanto. Guarda, questa bambina è nata dopo tanto tempo, non mi ha dato nessun problema. È una bambina buona, tranquilla, e io da Natuzza non sono tornata più, per paura di altre predizioni. Mio marito dopo un anno morì, quindi aveva ragione lei, anzi nemmeno dopo un anno e mezzo si circa, morì di un male incurabile. E la bambina è nata 2 mesi dopo la sua morte. Da San Costantino di Priatico è da anni che le persone vanno da Natuzza. Cosa andate a chiedere? Beh, andiamo a domandare per i nostri defunti, perché lei vede sempre i defunti e parla con i defunti. A me è morto il marito e sono andata da tanto tempo fa, allora era poco conosciuta dai nostri parti e andava poche persone. Quando si dava sangue, lei si asciugava con il fagioletto era corto e su quei fagioletti uscivano stimmati, calici, offensori. Mi è rimasto impresso un fagioletto, ve lo devo dire. È un fagioletto, a tre angoli c'era una statua, l'immagine delle statuette dell'Immacolata con la corona di stelle, poi continuavano crocetti. Ma al primo angolo c'erano 3 righe di scritto e diceva: che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se può perdere la sua anima e Dio? E un rigo, c'erano 2 lineette e la parola continuava da capo. Cose meravigliose. Nel centro c'era lo stensorio e lei non sapeva leggere, era analfabeta.
Anche voi, signora Mantegna, siete andata più volte? Io sono andata, due volte sono andata a chiedere per mia sorella. E quando ha visto la fotografia, mi ha detto, dice, sì, l'ho vista, ma è scheletrita. Perché la fotografia era da quando era buona? Dice, adesso l'ho vista, ma è troppo scheletrita. Dice, ma lei già è al paradiso, al piano verde, dice, al prato verde, dice. È già vicino al paradiso. Sì. Certo, l'esigenza di far fronte alla morte è un'esigenza che inerisce alla condizione umana, rinvia a questa contraddizione insanabile tra il nostro desiderio di essere immortali e la datità della morte, l'esistenza della morte. Però ogni società, ogni cultura tende a plasmare diversamente il rapporto con la morte e con i propri morti. E in questa società l'esigenza di avere familiari defunti che siano anche protettori e alleati è particolarmente sentita. È una società particolarmente segnata dal bisogno, dalla sofferenza, dalla privazione, che ha sviluppato una tensione verso la famiglia come nucleo protettivo notevolissima. E allora a me sembra che questo continuamente riversare su Natuzza la propria esigenza di ristabilire un contatto con i propri morti sia abbastanza peculiare di questa società. Come sia peculiare di questa società penso anche il tema del sangue. Certo, il sangue ha delle valenze simboliche che si ritrovano in tante società, si ritrovano in società europee e lontane dall'Europa, ma il sangue costituisce anche una sorta di filo rosso che è l'ordito della storia meridionale, sia nel significato realistico, nel significato di privazione, di morte, di sopraffazione, che a volte ha segnato in maniera tragica la storia contadina, sia nel significato di speranza di vita, di riaffermazione della capacità di vita. Questo non lo ritroviamo solo nei riti, nei personaggi fondatori delle religioni, pensiamo al sacrificio di Cristo, ma lo ritroviamo anche in una serie di rituali popolari in cui il sangue si coniuga come linguaggio di vita e come linguaggio di morte. Tutto questo però Natuzza non lo sa, e quindi come si pone da parte sua nei confronti delle persone? Come lei recepisce questi messaggi della sua cultura in maniera inconsapevole, avendoli assorbiti in qualche modo? Secondo te qual è insomma il modo di trasmissione di questi elementi? A me sembra che una cultura non è solo la parte consapevole, in cui ognuno di noi consapevolmente fruiamo di cultura e produciamo cultura, nel senso che produciamo comportamenti, ci ispiriamo a modelli. Noi abbiamo una parte della nostra cultura, agisce a livello inconsapevole, senza che noi ne abbiamo consapevolezza, i nostri comportamenti sono plasmati da una vicenda secolare che è iniziata molto prima di noi e che continuerà oltre di noi. Ora volevo anche aggiungere che la cultura non è qualcosa solo che si ha, noi siamo la nostra cultura, la cultura è una cosa che si è. In un certo senso Natuzza esprime, ne sia consapevole o meno, e in molte cose non è consapevole, questa cultura, perché ne interpreta radicalmente le esigenze e dà delle risposte che sono risposte culturali che rinviano a un universo di bisogni e alle possibilità che a questi bisogni sia data risposta efficace, e questo lo fa anche attraverso l'assunzione della sofferenza. Sono arrivato a Vibo nel 1968. E già quando sono arrivato, per la verità, fui incuriosito dal giro di persone che ruotava attorno a Natuzza. Per cui volli accertare se dietro quel giro vi fosse un tentativo di speculazione da parte di qualcuno. È bastato un incontro perché, per la verità, ci tranquillizzassimo completamente. Dietro quel giro di persone non c'era alcun intento di speculazione.
Parlammo anche con diverse altre persone che avevano avuto contatti con Natuzza. E piano piano ci siamo resi conto che in realtà Natuzza era il complesso delle cose che ruotavano attorno a Natuzza erano perfettamente in armonia con quello che è addirittura il modello culturale della nostra Calabria. Ma secondo te comunque non c'è finzione in Natuzza? No, assolutamente. D'altro canto, io penso che in questo periodo tu avrai certamente sentito episodi, fatti, racconti addirittura eccezionali che si riferiscono a Natuzza. Avrete invece la possibilità di cogliere che Natuzza è una donna di una semplicità incredibile e nessuno di quei fatti eccezionali, straordinari, eccetera, vi sembrerà verosimile in relazione alla semplicità della persona. Eppure sono fatti che si sono verificati realmente. E cosa vi ha detto Natuzza? Vi ha detto cose buone? Mi ha detto che mio marito si trova un posto buono e che ha bisogno di molte preghiere. Perché vostro marito è morto? Un incidente, mi sono messo mezzo fa. E lei lo ha già visto? Sì, mi ha detto che già l'ha visto. Perché deve passare un periodo prima che... Sì, dopo 40 giorni si vedono i morti. E anche la Madonna e il Signore. Sì, alla Quaresima quasi sempre, ma qualche volta capita pure che non è Quaresima. E vi danno dei messaggi? Sì, sì. Per esempio, in quest'ultima Pasqua, voi avete visto sia la Madonna che il Signore e vi hanno dato una serie di messaggi. Sì, sì, sì. Quali, per esempio, quali vi ricordate di più con maggiore chiarezza? Ma in maggior chiarezza mi ricordo quello di Venerdì Santo. Quando divenne il santo, la crocifissione, quando Gesù portava al Calvario, quando frustavano. E io sentia le stesse frustate, tutto. Ho sentito pure il feli in bocca, l'amarume forte. Quindi voi ogni anno e Gesù che diceva accompagnami al Calvario, la malvagità degli uomini ci fa soffrire. Quindi ecco, voi sentite Gesù che parla e sentite voi stessa le stesse sofferenze che ha avuto Gesù Cristo durante la Passione. E in quel periodo, in quei giorni, voi anche sudate sangue. Non sudo, cioè ferite. Avete proprio le stime. Sì, ferite, mani, piedi, ginocchia. Anche sulle ginocchia, sulla spalla. Sì. E queste da molti anni. Sì, da molti anni. Ma molte volte quando asciugate il sangue si vengono fuori impronte religiose, solo di segni religiosi o anche scritte in altre lingue, sia in italiano che in altre lingue. Sì. E voi non conoscete queste altre lingue? Ma io non capisco, non me ne innumero da sveglia. E voi non avete studiato? No, per niente. Ma molte volte voi fate discorsi in un italiano perfetto, anche con argomenti teologici molto rigorosi. Va bene, il sogno suggerito dell'angelo custodio per parlare forte. Ve lo dicono queste parole? Sì, voi sì, e io le ripeto, sì. A volte voi capite anche se parlano lingue straniere, voi non conoscete le lingue. Io non conosco, però l'angelo mi ripete in italiano perché quella ha parlato in francese e mi dà la risposta come devo dare, però io non capisco quello che dico. Così pure non capite certi termini scientifici quando fate delle diagnosi? No, mediche. Non capisco niente, le dico così. Ma non capisco, ripeto. Cioè voi vedete una persona che è malata? Che sta male, dice per esempio quello che c'ha, ma io non ho capito di che si trattava. Dico così per dire perché l'ho sentito dire dell'angelo. E questo lo dite di una persona presente con voi o anche di una persona pure che una vi persona si dice lontana. È lontana? Sì. Molte volte queste diagnosi che si rivelano esatte, proprio anche in termini scientifici, voi quello che avete detto si ritrova vero dopo le analisi. Sì, tante volte il medico sbaglia, no? Io non faccio mancanza di carità, gli dico il medico ha sbagliato, dico così, portatelo fuori, che è meglio, perché dopo paradossi ci dico vedono giù d'uno, ma non dico il medico ha sbagliato,
per non fare una mancanza di carità. Sì, e poi quando fanno poi questi quando altri accertamenti si dimostra che era vero, come che era diverso, sì. Ah, e qualche volta si sono rivolti a voi, anzi molte volte si sono rivolti a voi per dei mali incurabili e poi anche per la vostra intercessione si sono avute delle guarigioni. Guardate, io dico è vero, però non è che dico io sono un vermo di terra, non è che faccio miracoli, sono una poveraccia, questo non lo faccio io, ma lo fa il Signore. Io mi impegno solo per pregare. Certe volte prendete addirittura su di voi le sofferenze. Tante volte capita che soffro io per gli altri. Per riuscire a avere questa guarigione voi soffrite. Tante volte sì. Moltissimi raccontano che mentre voi eravate qui a casa vostra vi hanno visto vicino a loro. Ma questo anche mi capita spesso. Cioè di essere in due posti diversi. Sì, sì, mi capita, sì, ma non con la mia volontà però. Ecco, così mi trovo assieme a un morto, assieme a un angelo, a una parente di dove mi vedono. Mi trasportano loro e io mi sento che sono qua e che sono in un altro posto. Perché vedo io, vedo qua e vedo là. E quindi poi ricordate anche tutti i particolari che avete visto, sì, li potete ripeterli, ricordarli. Sì, mi ricordo tutto. Infatti, per esempio, se viene una persona qua, io subito la conosco e dico, io vengo a casa vostra, non ci dico quello che ho visto. Mi ricordo tante volte pure la stanza com'è. E secondo voi perché avvengono questi spostamenti? Ah, non lo so. Certe volte non sono spostamenti di voi proprio, ma la vostra presenza è avvertita. Per esempio qualcuno parla di profumo che ha sentito a distanza, che annunciava la vostra presenza. Questo voi lo sapete anche? Ma sì, io lo so, perché io ci dico, sono venuta. Dico, naturalmente no, per esempio, appena viene una persona ci dico, io l'altra sera vi ho fatto una visita. E per esempio quella persona mi risponde, sì, ti ho sentito, è vero, questo capita a parecchi. Sì, ma non c'entro io, signora mia. Sì, non siete voi che volontariamente volete. No, è perché io ero dei grandi peccatori per convertirle, se fossi io. Quindi non scegliete voi le persone Ma se sceglierei io saprei dove sceglio. E voi siete trasportati. Trasportati. Però voi accettate questo. Accetto, sì, accetto. Come una missione? Sì, sì. Ecco, accetto. Ma tutto questo voi lo fate da anni e anni. E sì, praticamente sì. Tutta la vostra vita oramai è stata dedicata a ricevere le persone, a intervenire sui loro bisogni. Sì, del 38. Dal 1938. Sì. Era il 1938, noi avevamo come persona di servizio Natuzza Evolo e un giorno sono venuti degli ospiti e io le avevo detto a Natuzza di portare in salotto, dico io, 4 tazze di caffè. Lei è venuta e poi abbiamo distribuito il caffè. Quando sono andata poi in cucina mi ha detto così, signora, lei dice a quel prete non gli ha dato il caffè. Dico, io quale prete? Non ce n'era. Poi ho domandato, c'erano due signore che io non conoscevo. Dico, io Natuzza vedo un prete qua. Dice, era mio fratello. È venuta Natuzza e dice, avvocato, dietro di lei vedo un prete. Un prete dietro di me. Vedo un prete. Me lo descrive alla perfezione. E rispondeva alle caratteristiche che aveva il sacerdote Gulotta, professore mio nel seminario. Natuzza aveva conosciuto questo? No, non lo conoscevo affatto. Nemmeno io. Avvocato, da quei primi fenomeni sono passati 46 anni. Sì. Quali sono i fenomeni che a quell'epoca avvenivano e che adesso non si verificano più? In particolare? I fenomeni in particolare sono i fenomeni della caduta in trance. E lei cadeva in trance quando meno se l'aspettava. Io ho assistito a una di queste cadute sue in trance. Parlava imitando la voce argentina di un ragazzo di 8 anni. Io appena entro, dice entra la voce argentina di Natuzza, a me rivolta.
Entra. Non avere timore. E tu chi sei? Sono tuo zio. Io ho conversato con questo mio zio attraverso Natuzza per diversi minuti. E gli domandavo cose mie. In quegli anni avvengono anche queste sudorazioni di sangue. Sì, era impressionante il fatto che Natuzza funzionava con una macchina tipografica e scrivesse a sangue. Si metteva il fazzoletto sul petto, avvolto, insomma, non disteso per... E finito di la sudorazione, si tirava sto fazzoletto ed è come se una macchina tipografica avesse stampato su quel fazzoletto una scritta e si leggeva preciso, meravigliosamente bene, questa scrittura col sangue. Lo straordinario era questo, tuo sangue veniva guidato da qualche cosa di occulto. Capitò una volta che lei ebbe una suppurazione sottascellare per supporre una glandola e il medico gliela incisi. La mattina, quando venne a fare la medicatura, sfasciando, trovò sulla parte della fascia corrispondente al cuore il periodo di una preghiera bellissima. Il medico si meravigliò di questo fatto, volle sigillare la fascia perché non credeva. Non credeva. E veniva, disse che tolte i sigilli sulla parte della fascia che corrispondente al cuore, altro periodo di questa preghiera. Suor Caterina, lei ha sentito Natuzza parlare di teologia mentre Natuzza è analfabeta? Sì, di alta teologia, anche della Santissima Trinità, adesso non ricordo più cosa ha detto, e in un perfetto italiano, quasi per una mezz'ora. Poi ha terminato di parlare e noi abbiamo chiesto: cosa avete detto? E lei ha risposto in dialetto, proprio dialetto, ma che saccio io? Loro parlano. Loro chi? Le anime del purgatorio. Ci sono state delle suore che hanno fatto vedere delle fotografie per sapere le anime dei loro cari dove stavano. Io ho fatto vedere una fotografia, però non una fotografia di mio fratello che era morto da poco, perché ho sempre paura di queste cose, non so perché, sono molto emotiva. Allora ho fatto vedere la fotografia di mio padre, che era vivo, e ho detto: Natuzza, l'avete visto? Lei l'ha guardato tanto tempo, dice: ma no, ci sapete, me ne passano tante davanti agli occhi, e non l'ho visto, forse non lo ricordo, ma invece non lo poteva vedere perché mio padre era vivo. E la sua idea di religiosa nei confronti di Natuzza qual è? Beh, io penso che sia un'anima bella, certo, che... perché poi è semplice, molto semplice Natuzza. Lei è medico, trova che vi sia qualche contraddizione tra quanto sperimenta quotidianamente nella sua vita professionale e questa fiducia che ha nei confronti di Natuzza e verso tutti i fenomeni che vengono raccontati di Natuzza? Siccome di alcuni fenomeni noi non sappiamo, non possiamo dare una spiegazione scientifica, non per questo dobbiamo rifiutarci di accogliere, diciamo così, i risultati. E dobbiamo cercare di interpretarli in un altro modo. E allora si passa dal piano della scienza ad un piano che è diverso e diventa un discorso di fede, io ritengo. A me è capitato personalmente, in passato avevo dei disturbi e ai quali all'inizio veramente non avevo dato gran peso. E poi, siccome si ripetevano, avevo deciso che tutto sommato era il caso di andare un pochino più a fondo e di studiare la situazione. E lei mi disse, dice: no, andate tranquilla, voi andate lo stesso dal medico, sì, da questo da cui avete pensato di andare va molto bene, e andate comunque, guardate che si tratta di questa malattia. E mi disse appunto il termine medico, ripeto, una diagnosi non molto semplice come terminologia. E io in effetti poi sono partita, mi sono sottoposta a queste indagini
Il responso del medico che mi visitò e che mi praticò alcuni esami fu esattamente negli stessi termini in cui Natuzza si era espressa. I termini, lei capiva che significato avevano? Guarda, io noto che quando Natuzza si esprime in questi termini cambia espressione, cioè si vede che qualche cosa che lei riferisce non di suo, è qualche cosa che lei riceve, percepisce, perché cambia espressione, dirige lo sguardo in un'altra direzione. Subito dopo aver detto la diagnosi, lei disse andate, andate, che non è cosa di niente, non ci sono problemi. Sono stato 9 anni parroco a Paravanti. Premetto che ho seguito il fenomeno più per interesse personale che come parroco, e quindi mi sono fatta una mia opinione personalissima del fatto. Le cose che mi hanno colpito di più sono di due ordini. Il primo, alcuni fenomeni che ho potuto sperimentare direttamente, come la sudorazione di sangue, i fenomeni che sono legati a Natuzza durante il periodo della Settimana Santa e il Venerdì Santo in particolare. E sono cose che ho visto per 7-8 anni di seguito, che sono andato lì a casa il Venerdì Santo, quando la casa è chiusa, cioè non ricevono gente, non vogliono assolutamente pubblicità, ci andavo appunto come sacerdote e ho visto delle cose che mi hanno fatto rimanere un po' così. In particolare cioè una donna in stato di, chiamiamola, di preagonia. Io ho assistito tanti moribondi, quindi vedevo, quindi sopraffiato, tutte formazioni, non so se definirle in questi termini, sulle mani, sui polsi, sulla fronte, che duravano il venerdì appunto, e poi dopo la vedevo dopo la settimana seguente che usciva già di casa, veniva a messa, la incontravo e vedevo che si erano già cicatrizzati in una certa maniera. E questo è un fenomeno che si vede chiarissimamente, non so, non conosco la spiegazione, però questo mi ha impressionato molto. L'altro aspetto di Natuzza è il dialogo con i defunti. Natuzza utilizza anche un tipo di linguaggio particolare che si serve di termini non soltanto legati a una terminologia strettamente cristiana, paradiso, inferno, purgatorio, ma usa anche altri termini come prato verde, per esempio. Che cosa significa secondo te? Io penso una cosa, cioè che lei praticamente si esprime secondo le categorie mentali che ha, cioè lei ha ricevuto una formazione catechistica a livello elementare sul catechismo di Pio X, quando da ragazzina si preparava la prima comunione, e si è servita, ha visto le immagini che di solito c'erano nei libri di catechismo, nella iconografia tradizionale, che rappresentavano l'aldilà in una certa maniera. Voi andate in chiesa, sì. Frequentate la chiesa, i sacramenti? No. Sì, certo. Normalmente? No. E non posso dire la mattina perché c'è un mare di persone, ma tutto il mese di maggio sono andata. Ma ogni mattina non posso andare perché sono occupata. Quando io mi alzo la mattina, qua fuori di 4 della mattina, tante volte ci sono 10-12 macchine di persone. Quindi mi sbrigo le faccende e poi scendo per parlare. E quanto tempo di solito rimangono le persone? È uguale per tutti, più o meno? Oppure... No, signore, è uguale per tutti, perché io non faccio preferenza. Ma ci saranno delle persone che forse hanno più bisogno, quelle che hanno più bisogno parlano di più. E voi le ascoltate? Certo, le ascolto. Quindi non mettete nessun limite? No, io non ci posso dire alzatevi e ve ne andate, questo non glielo dico, però sono loro stessi che vedono che c'è gente che attende e fanno presto, poverini, dicono le cose più necessarie. Però non succedono mai liti per passare prima? No, liti non le fanno. Vengono con molta, diciamo, rispetto. Sì, infatti recitano il rosario là dentro. E come vengono, ognuno il turno entra. Ci sono delle figure di santi, di sante che voi sentite più vicini a voi, che vi colpiscono di più o no? Io veramente no, la prima volta che ho visto San Francesco di Paola quando ero bambina. Ma se no non è che faccio preferenze, io sono innamorata di Gesù, veramente. Voglio bene Gesù più di ogni altra cosa. E poi la Madonna.
po' di santi privilegiati, San Francesco l'ho visto per primo, perché era decenne quando l'ho visto. San Francesco di Paola. San Francesco di Paola, sì. Quando eravate ragazzine, quando era, è apparso per la prima volta. Per la prima volta. Natuzza, qual è la cosa, secondo voi, che pensate sia più importante tra quelle che voi date alle persone? Quello che dico alle persone, dite sì, voi. Che cosa è quello che ci secondo prego, voi è più l'umiltà importante? E la carità. L'umiltà e la carità. Con voi vengono anche stranieri da sì, altri sì, paesi. Sì, stranieri, sì, sì. E moltissimi scrivono pure, vi scrivono. Sì, per... sì, quanto lettere, sì, sì. Ma voi non potete rispondere no, a tutti? No, niente, io sapete che faccio. La sera dico un rosario, dicevo Maria, quanto mi ispira il Signore per tutti quelli che scrivono, io tocco le lettere e dico, Signore, consolali, ma non so leggere. E poi non avrei neanche il tempo di rispondere. Io parlo qui, ho detto a loro. Perché ne arrivano proprio migliaia. Sì, sì. Reverendo Parroco, scrivo a lei perché ritengo che poi ella possa meglio esporre la mia situazione alla signora Natuzza. Dopo mille traversie fra malattie gravi e lutti, un'altra lettera dice: mi spiace disturbarla, ma so che lei è tanto gentile e che il piacere che le chiedo me lo farà. Qui unito troverà la fotografia di un giovane ed è questo giovane che desidererei sapere se vivo ancora, è passato tanto tempo, eccetera. E un'altra ancora, Natuzza non sa scrivere, mi rivolgo a lei per sapere qualcosa di mio marito defunto. Tu ricevi moltissime lettere da anni. Ho ricevuto migliaia di lettere, all'inizio ho tentato anche di rispondere e poi ho dovuto rinunciare perché materialmente non ce la facevo. Ma quali esigenze, quali bisogni vengono testimoniati da queste lettere? Ma molte riguardano richieste di notizie sui defunti, cioè vogliono sapere se il defunto ha bisogno di suffragio o no, in che situazione si trova o se ha qualcosa da dire alla famiglia. Altre riguardano anche necessità materiali, tipo malattie, consigli su come potersi regolare o su se ci sono speranze, soprattutto in alcuni casi molto gravi. Da Natuzza si recano migliaia e migliaia di persone, prevalentemente dai paesi meridionali. Queste lettere da dove vengono? Ecco, quelli dei paesi meridionali ci possono venire direttamente a trovare Natuzza. Le lettere, la maggior parte, la quasi totalità, vengono dal nord Italia o dall'estero. Tu vedi, ce ne sono anche dal, ecco qui ce n'è una da Barcellona, ce n'era dalla Jugoslavia, dagli Stati Uniti. Ecco, ultimamente è arrivata una telefonata da Los Angeles, mi pare che si tratti di un centro internazionale di studi di parapsicologia, qualcosa di questo genere, che mi chiedono notizie appunto su Natuzza e vorrebbero venire anche loro. E un universo della sofferenza, del dolore, del bisogno, questo che viene delineato dalle richieste delle persone che si recano da Natuzza, che scrivono a Natuzza, che attendono la risposta da Natuzza, ed è un universo che così diventa intollerabile, non potrebbe essere sopportato nel tempo, deve trasformarsi in un universo della speranza, in una strategia che aiuti a vivere. Come può attuarsi questo se non attraverso una figura mediatrice? Natuzza in un certo senso si pone con enorme umiltà come strumento per aiutare la comunicazione tra il bisogno e la potenza, qualcosa che ci possa dare non solo rassicurazione, ma questa profonda sicurezza. E questo avviene attraverso questa sorta di scambio simbolico della sofferenza, del dolore, il fatto che lei assuma la sofferenza non solo come identificazione con le sofferenze di Cristo, la Settimana Santa, ma anche come assunzione del dolore di tanti singoli e proponga una sorta di scambio perché poi al singolo richiedente venga data grazia. Tutto questo aiuta la formazione della speranza. È come se Natuzza si ponesse umanamente accanto
ai singoli e li aiutasse a vivere facendo trasferire su di sé una parte del peso di vivere, della fatica enorme che il vivere in questa società, ma comunque il vivere in ogni società comporta. Da questo punto di vista Natuzza mi sembra che svolga una funzione culturale enorme, proprio come elemento essenziale per questo discorso della speranza nonostante il dolore, nonostante l'oppressione, nonostante le esperienze storiche di sopraffazione che hanno caratterizzato questa società. Quindi anche se lei è all'interno di una cultura e quindi si esprime attraverso quei moduli, non ci possono venire direttamente a trovare Natuzza. Le lettere, la maggior parte, la quasi totalità, vengono dal nord Italia o dall'estero. Tu vedi, ce ne sono anche qui ce n'è una da Barcellona, ce n'era dalla Jugoslavia, dagli Stati Uniti. Ecco, ultimamente è arrivata una telefonata da Los Angeles, mi pare che si tratti di un centro internazionale di studi di parapsicologia, qualcosa di questo genere, che mi chiedono notizie appunto su Natuzza e vorrebbero venire anche loro. È un universo della sofferenza, del dolore, del bisogno, questo che viene delineato dalle richieste delle persone che si recano da Natuzza, che scrivono a Natuzza, che attendono una risposta da Natuzza, ed è un universo che così diventa intollerabile, non potrebbe essere sopportato nel tempo, deve trasformarsi in un universo della speranza, in una strategia che aiuti a vivere. Come può attuarsi questo se non attraverso una figura mediatrice? Natuzza in un certo senso si pone con enorme umiltà come strumento per aiutare la comunicazione tra il bisogno e la potenza, qualcosa che cioè possa dare non solo rassicurazione, ma questa profonda sicurezza, e questo avviene attraverso questa sorta di scambio simbolico della sofferenza, del dolore, il fatto che lei assuma la sofferenza non solo come identificazione con le sofferenze di Cristo, la Settimana Santa, ma anche come assunzione del dolore di tanti singoli e proponga una sorta di scambio perché poi al singolo richiedente venga dato grazia. Tutto questo aiuta la formazione della speranza. È come se Natuzza si ponesse umanamente accanto ai singoli e li aiutasse a vivere facendo trasferire su di sé una parte del peso di vivere, della fatica enorme che il vivere in questa società, ma comunque il vivere in ogni società comporta. Da questo punto di vista Natuzza mi sembra che svolga una funzione culturale enorme, proprio come elemento essenziale per questo discorso della speranza nonostante il dolore, nonostante l'oppressione, nonostante le esperienze storiche di sopraffazione che hanno caratterizzato questa società. Quindi anche se lei è all'interno di una cultura e quindi si esprime attraverso quei moduli, il discorso della sofferenza e della speranza la pone in una dimensione più allargata, perché anche le persone che non appartengono alla sua cultura riescono ad avere un colloquio, un dialogo, uno scambio e a ricevere delle cose da lei. Le esigenze rinviano appunto a questa condizione di privazione che può essere più intensa o meno intensa nelle diverse società, ma che comunque è connaturata alla condizione umana. Il linguaggio attraverso cui questo si esprime, quindi le peculiarità, non possono che riflettere la cultura di cui è espressione e che interpreta sia a livello consapevole che inconsapevole. Lei è contemporaneamente appartiene alla dimensione del quotidiano e alla dimensione dell'eccezionale, che è peculiare, specifica e nello stesso tempo è universale, perché è proprio questo miscuglio di universalità e di singolarità che caratterizza il nostro essere nel mondo, ma essere anche qui e ora nel mondo. Ci sono anche persone che non credono, che vanno da lei e che lei riceve con altrettanto amore. Il suo rapporto è con la sofferenza degli esseri umani,
e non... Certo, il quadro complessivo di riferimento è quello cattolico popolare, ma nonostante questo i quadri complessivi di riferimento, gli universi simbolici, gli insiemi dei valori sono anche cattolico popolari, ma hanno anche delle scansioni di ordine molto più generale. Io mi sono recato da Latuzza perché mi interessava il caso già parecchi anni fa e quindi non era una sollecitazione della mia sfera privata, non avevo una richiesta specifica da farle, ma era l'esigenza di comprendere questo insieme di fenomeni. E nonostante questo, l'incontro con lei è stato segnato da questa profonda ammirazione per la tensione umana che riesce a realizzare nell'incontro. Io credo che quando due persone si incontrano realmente, quindi trascendono la condizione di solitudine che è l'aspetto drammatico della vicenda esistenziale di ognuno di noi, quella che poi è al centro della cultura moderna, tutto ciò che invece realizza il trascendimento dalla solitudine è qualcosa di profondamente positivo, quale che sia la valutazione che se ne voglia dare in termini puramente scientifici o in termini puramente religiosi, e non è questo certo la nostra ottica, quella della valutazione. Ora, secondo te, mettendo sul piatto della bilancia questi due diversi tipi di espressione, da una parte i fenomeni particolari di cui lei è al centro, dall'altra questo grande calore umano, come pensi ulteriormente di riflettere su di lei? Ma io penso che se si dovesse dare una prima valutazione di cosa è più importante tra questi due blocchi, diciamo la fenomenologia degli eventi straordinari e questa possibilità che garantisce di un incontro reale, io credo che specialmente in un momento quale quello attuale, che è segnato appunto dalla separatezza, dalla chiusura, dalla disperazione, è questo secondo filone che la rendi, oltre ad essere arcaica, moderna. Certo, la società contemporanea non ricorre al modello Natuzza, che tende anzi a considerare marginale, a confinare nell'arcaico, eppure la tensione comunitaria, l'esigenza di superare il chiuso della propria individualità serpeggia come esigenza nella nostra società particolarmente, e questo è essenziale perché una società si protragga nel tempo, altrimenti avremmo solo la giusta posizione di individualità competitive e sul conflitto permanente nessuna società si regge se non sviluppa anche meccanismi comunitari. Voi da anni e anni che fate questo, ricevete migliaia di persone dal 1938, questa cosa ha trasformato la vostra vita, voi perché lo fate? Io per amore di Gesù lo faccio, e dico, è una missione e una croce. Io l'accettai come croce e l'accettai pure come una missione. Se il Signore lo vuole, io sono contenta a farlo, perché sono soddisfatta, perché tanta gente viene peccatrice, peccatore, e poi se ne va convertita. La vedo che si fa la comunione, che si recita il rosario. Io sono contenta, porto anima a Gesù. Se ne vanno anche molto serenate. Ecco, serene. Si sentono, almeno hanno avuto comprensione, e una parola di conforto, una parola di conforto. E non vi spazientite mai? No, no, veramente no. No, no, veramente no. E riuscite anche, Natuzza, a trovare il tempo per la vostra famiglia? Sì, sì, lo trovo, signora, lo trovo. O mi alzo presto, o mi corco tardo. Quindi io trovo tutto il tempo pur per badare la famiglia. Perché il Signore a suo tempo vi ha detto che voi mi aiuta. Dovevate avere anche questo mi aiuta, spazio, vero? Mi aiuta, veramente. Natuzza, quando avete compreso che dovevate
avere questa missione, fare questo sacrificio, perché è dal 1938 appunto che si sono verificati questi fenomeni. Come è andato? Come avete cominciato a capire che voi avevate questa missione particolare? Io veramente non ho capito, se no che non era 15 anni, non ho capito, pur che Gesù mi parlava tante volte, mi diceva ti ho scelto per i peccatori. Però non capisce l'importanza quando Gesù mi dice io mi appoggio a te. Mi pareva una bella cosa che si appoggiava a me, ma non capisce l'importanza, la sofferenza. Ma accetta lo stesso. E la prima volta che avete avuto le stimmate? No, veramente la prima volta che l'ho avuto sono andata dal medico per vedere, no? Tutti i medici dicevano era una gazzema, era... mi mantenevano medicine e tutte queste cose, però non mi passavano lo stesso. Poi mattina di Pasqua mi passavano, ma io per atto di umiltà, non per altro, perché io sapevo, perché mi dice l'angelo, mi dice Gesù, mi dice non ti preoccupare, è una sofferenza, ti dura per poco e poi ti passa. Quanti anni fa è successo la prima volta? Non lo so, signora, tanti anni. E tutti gli anni questo succede? Tutti gli anni, sì. E in quei giorni voi soffrite molto e non potete vedere neanche le persone? No, che non le posso vedere, evito di vederle perché tutta la Quaresima non vedo niente. E poi soffro, sono sofferente, signora. Anche quest'anno, durante la Settimana Santa, avete sudato sangue? Sì, sì, tutta la Quaresima. E ci sono anche le cose di Venerdì Santo. E sono qui. Prendetela. Questa è la maglia, dove c'è alla spalla. Che segni sono venuti, Natuzza? C'è un cuore, una corona di spine, un santino. Sul cuore c'è una croce anche. Sì. Ma poi la ferita del costato. C'è un'ostia con sì. IHS. Sì. Poi questo è il cuscino. È venuta una scritta di sangue. Sì, ma io non so che cos'è. Queste erano gocce di sangue che si erano sparse dalla testa. Perché voi portate come un segno di corona di spine, vengono fuori dei segni. Sì, sì. Adesso si sono rimarginati ormai. Sì, me l'appoggia il Signore il martedì, la corona di spine. E quando finisce la vostra sofferenza nella settimana di Pasqua? Subito dopo il venerdì. La giornata più pesante? È il venerdì. Ogni anno voi avete lo stesso tipo di sofferenza o ci sono anni in cui soffrite di più? Veramente dopo che mi passa la sofferenza, no, io la dimentico, non mi ricordo un anno per un altro. Chi sta vicino a voi in quei giorni, in particolare il venerdì? Il venerdì sta mio marito, mio figlio e un'altra mia figlia e poi un medico pure sta. E una signora di Catanzaro, la signora Gempa col marito. Minniti, lei è primario qui all'ospedale civile di Lamezia ed è tra le pochissime persone che hanno seguito Natuzza nei giorni della Settimana Santa. Io ho potuto constatare come uomo e anche come medico la validità e la verità di certi fenomeni che possono dare adito a un sacco di interpretazioni, il sanguinamento delle stimmate. Quelle stimmate che ho visto su Natuzza, che comunemente si crede in un'infezione alle mani, che non è vero, anche sulla sindone l'infezione mi pare che ai polsi, no? La piaga del costato, le escoriazioni delle ginocchia,
tutte sanguinanti, tre gocce di sangue che cadevano sulla federa del cuscino e che quindi disegnavano stenzoni e scrivevano, venivano scritte parole così, con la corona di spine alla testa. E poi lo stato addirittura preagonico, con delle aritmie, il battito cardiaco, un respiro tipo Chain Stock, stertoroso, un sudore freddo quasi che stesse lì, uno stato di shock gravissimo. E infatti c'è stato un momento in cui, sentendo le pulsazioni della radiale al polso, ho avuto la sensazione che si fossero fermati i battiti, tanto il polso era fievole, eccetera. E poi, come lei viveva la passione, perché ecco, lei seguiva il cammino di Gesù sul Golgota, ogni tanto incosciamente portava la mano alla spalla, io ho toccato e ho visto proprio corrispondenza della spalla sinistra, sì, del toide, come un solco scavato, come se qualcosa avesse pigiato fortemente caldo, quindi avesse irritato la parte, che una vera e propria contusione, e nell'attimo in cui si formava, perché era calda, era, quindi non è una situazione, voglio dire, che si può né né nascondere, né voglio dire mistificare, organizzare, diciamo, come spettacolo, come mi veniva la parola, reale. Lei come vede questo tipo di informazioni, di realtà che guarda, è la realtà quotidiana che vive nell'ospedale, nella sua professione medica? Sì, guarda, bisogna vedere lo spirito con cui il medico si avvicina a queste cose. Se lo spirito è scettico, e allora io credo che se la persona onesta non può darsi una spiegazione, deve accettare e constatare ciò che vede e dare una spiegazione clinica, anatomopatologica di quelle, perché come lei mi ha suggerito prima, il verbo esatto che non mi veniva, non può essere una mistificazione. Se invece il medico, ed è questo il mio caso, arriva a quel capezzale con lo spirito del credente, non può che, diciamo, rendere più profonda la sua commozione e pensare ancora di più ai misteri di Dio. Quindi non vede alcuna contraddizione tra il suo sapere scientifico e questo ordine di cose che non sono interpretabili immediatamente con teorie scientifiche. Assolutamente. Penso che addirittura coloro i quali vogliono dare una spiegazione scientifica sono nella più completa retorica scientifica. Anche a Catanzaro c'è un gruppo di persone che da anni conoscono Natuzza. I coniugi Giampà hanno assistito più volte ai fenomeni di cui Natuzza è protagonista durante il Venerdì Santo. Che cosa provate voi? Un'emozione tremenda, è una gioia nello stesso tempo, perché vediamo che lei è in comunicazione con la Madonna. Quali sono Gesù? Le ore in cui particolarmente accadono i fatti più dolorosi? Il fatto più doloroso è quando lei inizia dalle 11, alle 3 quando inizia la passione. E come si conclude poi questa sofferenza? Si conclude che poi quando il Signore va alla morte, alla fine, le danno l'aceto, allora lei sente proprio il disgusto dell'aceto e fa delle mosse così, insomma, tremende, che non può inguaiare quell'aceto. E poi naturalmente muore, dà un forte respiro, tremendo. Cade così, cade e sta per 5 minuti assopita, chiusa, così completamente morta. Ci sono stati episodi di bilocazione. Ecco, mentre noi parlavamo con Natuzza in cappellina, dopo finita la cappellina, a un certo momento Natuzza si ferma a parlare e china la testa. Noi oggi
e abbiamo visto sulle gambe di Natuzza un mostacciolo. Che cosa era stato? Natuzza si era trasportata in locazione a Nicastro da una sua comare, la quale la vide per sana. Natuzza, tanto che non vuoi venire a casa per accettare nulla, magari ti do questo mostacciolo. E lei in violazione si riportò il mostacciolo dalla fiera di Nicastro a Taravati, non so che senso. E loro come hanno saputo questo? Perché la comare di Nicastro ce l'ha confermato, anche Natuzza stessa. Natuzza non aveva niente, in questo momento compare questo mostacciolo. E noi se l'ha fatto domandiamo, questo mostacciolo da dove è venuto? C'è niente, forse i bambini me l'hanno messo sulle gambe e non mi sono nemmeno accorto. Una volta sono andata da Natuzza e ho detto: Natuzza, vorrei che mio marito credesse in voi come credo io. E Natuzza mi ha detto: dite voi che non ci credo. Difatti, vostro marito ha nascosto nello studio una cosa che so soltanto io, ed ero venuta a fargli uno scherzo per prendergliela. Però dice: l'angelo mi ha detto no, lascia le cose così. E in effetti era successo questo: Natuzza era venuta nel nostro laboratorio a fare degli esami. Lei per la salute. Il laboratorio di igiene e allora facevamo anche delle esame chimico clinico per i pazienti, e una volta è venuta anche Natuzza ad esaminare, questo è con richiesta del suo medico curante, avendo la possibilità di avere in mano questo sangue, mi è venuta la tentazione di portarmi appresso, una volta finiti gli esami, una provettina. Questo coagulo è rimasto così per tanto tempo, ma la cosa strana è che spesso e volentieri, e soprattutto quando c'era delle persone, qualche persona che non credevano, ora non crede in Natuzza, nei poteri di Natuzza, e raccontando il fatto del sangue, facendo vedere questa provetta mandava un profumo meraviglioso, una volta tolto il tappo di gomma, cosa stranissima perché di solito si sente tutt'altro che profumo, essendo un materiale organico ormai da tanto tempo in provetta. Da questo sangue poi è stato fatto nell'Università di Messina, ne hanno preso un poco per fare degli accertamenti in medicina legale, per determinare il gruppo sanguigno, eccetera, che poi confrontando con quelle macchie che sono sui fazzoletti con il sangue di Natuzza ha confermato l'identità del sangue. Io stavo molto male a livello di salute, avevo una fragilità capillare notevole che poi è degenerata in fragilità venulare, tant'è che avevo consultato il professor Lunedei di Firenze, il quale mi aveva detto appunto, dice sì, è una cosa che preoccupa, che bisogna tenere sotto controllo, si pensava già a qualcosa di non buono. Poi nel corso del tempo queste rotture venulari si susseguivano, tant'è che mentre se ne assorbiva una, quasi per tutto il corpo io avevo questo disturbo, ero avvilita. Forse io non ho pensato a Natuzza, devo dirlo, lì per lì non mi sono rivolta a Natuzza. Una mattina stavo così a casa e noto sul polpaccio un ematoma enorme. Mi aveva preoccupato, tant'è che pensavo di fare una visita a Vienna da un ematologo che mi era stato consigliato. In quello stesso istante bussano alla porta, era Natuzza, ho fatto vedere questo ematoma. Natuzza lì diventa maestosa, ecco, diventa seria, si concentra, oserei dire, ha avuto un momento di concentrazione forte. Mi abbraccia e mi dice queste parole: state tranquilla signora, non avrete più. State tranquilli. Non ho molto dato importanza a questo fatto qui, perlomeno non mi ha sorvolato l'idea della speranza oppure di aver potuto ricevere una guarigione. Dopo quell'ematoma io posso dire non ho avuto assolutamente più alcun'altra rottura venulare, non ho avuto più nulla, le analisi sono risultate perfette, mentre all'epoca prima erano piuttosto alterate. E tornando da Natuzza con molta semplicità, forse perché noi ci siamo abituati un po' a colloquiare con Natuzza, la diamo per scontata, dissi questo fatto e dopo molta insistenza lei mi confermò esplicitamente di aver avuto una guarigione, perché era un qualcosa di molto serio. Mi costa di aver visto Natuzza un giorno che l'accompagnavo e a Paravati nella settimana di Quaresima. Mentre eravamo in macchina vedo questo occhio destro di Natuzza che sanguina. Mi viene spontaneo di pigliare un fazzoletto che avevo nella borsa. Asciugo questo sangue, si forma lentamente un calice con dentro due colombe. Anche io ho assistito personalmente alla formazione di queste scritte e uno dei tanti fazzoletti che possiedo è questo. È un po' oramai malandato perché è del 72
e di una quaresima del 72. Cioè Natuzza è molto devota di un crocifisso particolare che si venera il Venerdì Santo a Vibbo, e così ci siamo dati appuntamento, e un secondo venerdì di quella quaresima siamo andati in chiesa, io e mia cugina, e lei ci ha raggiunto. Era veramente sofferente, era veramente un Cristo. Si è seduta, seguivo più Natuzza che la messa, e a un certo momento ho visto che la fronte si è imperlata di sangue, era sudore di sangue. Mia cugina è stata più svelta di me, ha preso il fazzoletto, ha asciugato, e ne è venuto fuori un'ostia con noi IHS. Finita la messa, siamo andati a Paravata ad accompagnarla, guidavo io. Era una mattina molto fredda, siamo entrati, Natuzza ci ha fatto riscaldare, e mentre eravamo lì alla stufetta io ho messo questo mio fazzoletto su una stimmata, perché in quel momento veniva fuori del sangue. Abbiamo chiacchierato un poco, poi così com'era il fazzoletto io l'ho preso, e Natuzza dice: tenetelo molto caro, perché questo fazzoletto, così come l'ho fatto a voi, l'ho fatto anche a Padre Pio. Rappresenta il Cristo crocifisso. Il sacrificio di Cristo porta l'umanità verso il Padre, perché la testa rappresenta il Padre, e l'umanità è variamente rappresentata da queste piccole figure. La più vicina, che è quasi arrivata, c'è l'aureola, cioè è arrivata quasi alla purificazione completa. Poi c'è la figura della Madonna, e la Madonna che è intermediaria tra l'uomo e Dio. E infine c'è l'ostia consacrata, che sta a significare che questo sacrificio del Cristo si eterna continuamente nel pane e nel vino durante la messa. In alto c'è scritto preghiera, e giù c'è la corona di spine ricorrente in tutti i fazzoletti di Natuzza. Ce ne ho tanti altri fazzoletti, ma al di sopra di tutta la fenomenologia strana che attira molta gente, Natuzza è bella per quello che è dentro. Cioè Natuzza c'ha tutte le virtù, c'ha un senso di umiltà grandissima, c'è questo nascondimento, c'è questa saggezza che ne fanno veramente una creatura superiore. Ecco, ripeto un po' quello che ha detto Maria Mantella, questi fenomeni ne ho visti tanti, ora non c'è il tempo per esporli, ma non mi dicono niente. Anzi, a volte io ho sempre pensato che questi fenomeni fanno correre il rischio a Natuzza di svilirla. La cosa che me la rende grande è la sua risposta a Dio in una costante di virtù. Ecco, lei vive le virtù, tocca le beatitudini. Possiamo dire che io nel tentativo di vivere la mia fede non ho ancora incontrato un cristiano. In Natuzza diciamo che queste caratteristiche del cristianesimo io le ho viste. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito. Troverai i link in descrizione, e ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.